Amiche e amici del gruppo Ricerca Storica di Breganze, bentrovati. Io sono Luca e questa è la prima pillola di storia breganzese che vi proponiamo. Il mio compito oggi è quello di illustrarvi il lavoro di ricerca alla base della mia tesi di laurea, intitolata I brogliati di Breganze, una famiglia di notabili e il suo archivio tra 6 e 700. La tesi nasce dall'opportunità di studiare la documentazione conservata presso l'archivio Brogliati. La famiglia fu presente a Breganze a partire dai primi decenni del 600 fino alla prima metà del XIX secolo. Di origini contadine, fece parte di quel notabilato locale in cui trovavano posto piccoli proprietari terrieri, operatori del mercato dei livelli e notai. Ad oggi il nome dei Brogliati è conosciuto a Breganze per due principali motivi. Il primo è che Palazzo Brogliati, antica sede della famiglia, è oggi il municipio del nostro comune, e il secondo motivo è legato all'istituto IPAB La Pieve, che trae le sue origini ottocentesche in un lascito del dottor Giovanni Brogliati, ultimo rappresentante della famiglia ad avere forti legami con il nostro paese. L'obiettivo della mia ricerca è stato quello di tracciare un profilo dei Brogliati e della loro famiglia tra il 1650 e il 1725. Ciò è stato fatto a partire dalla documentazione conservata presso l'archivio Brogliati, che di volta in volta è stata messa in comunicazione con quanto presente in altri istituti, come l'archivio di Stato di Vicenza, e qui in particolare il fondo dei notai vicentini, e l'archivio parrocchiale di Breganze. In prima istanza mi sono concentrato nel definire l'ascesa di Brogliati all'interno del notabilato di Breganze. È emerso che la famiglia agì su più fronti, il più evidente dei quali fu l'espansione e la difesa dei propri interessi economici. Agendo sul mercato dei livelli, i Brogliati accumularono la propria fortuna patrimoniale e gettarono le basi per istituire una rete amicale. In altre parole, agendo sul mercato del prestito attraverso il sistema del livello, che prevedeva il prestito di denaro con una garanzia da parte del debitore di terreni o di proprietà immobiliari, i Brogliati non solo si arricchirono, ma furono in grado di legare a sé una serie di persone locali da muovere nei momenti di tensione secondo i loro fini. Oltre a ciò, la definizione di uno status da parte di Brogliati passò dall'occupazione delle cariche vicinali, ossia degli organi locali di governo, dall'edificazione di un luogo di culto per l'allora rurale contrada di Maragnole, e infine da un'attiva politica matrimoniale. Proprio le azioni di Brogliati, intenti a selezionare le famiglie a cui legarsi, ebbero risvolti legati alla giustizia penale. La sera del 20 aprile 1704, il ricorso alla violenza portò all'uccisione di un sacerdote della locale parrocchia di Santa Maria di Breganze. Costui era Don Nicolò Sebenico e fu ucciso da Giacomo Quondam Francesco Brogliati, il componente più in vista della famiglia negli anni a cavallo tra 6 e 700. La tesi si è quindi concentrata nello studiare il processo Sebenico, il fascicolo conservato presso l'archivio Brogliati che raccoglie l'insieme di documenti prodotti in conseguenza all'uccisione di questo sacerdote. Attraverso le carte prodotte dalle magistrature intervenute con lo scopo di ricostruire i fatti del 20 aprile e trovare un colpevole, unite però anche a tutta una serie di fonti di natura privata come le lettere del procuratore a Giacomo Brogliati o una serie di appunti sulle testimonianze raccolte dal giudice del maleficio, è stato possibile appurare come Giacomo Quondam Francesco Brogliati fosse in grado di influenzare il contesto locale in cui quotidianamente viveva. Altresì è stato possibile rilevare come la famiglia Brogliati fosse in grado di tentare opere di natura corruttiva rivolte a patrizi veneziani con incarichi in organi collegiali chiamati ad esprimersi durante il processo Brogliati.
Le carte conservate facenti parte del processo Sebenico non permettono solo di dare informazioni sull'iter processuali, bensì forniscono tutta una serie di dati inerenti Giacomo Quando e Francesco Brogliati che altrimenti non sarebbero reperibili presso altre fonti. Anche data l'incapacità dei giudici intervenuti di ricostruire i fatti del 20 aprile 1704 attraverso testimonianze di persone ritenute oggettive o affidabili, gli interrogatori si concentrarono nella raccolta di informazioni inerenti la fama dei coinvolti. Dalle testimonianze quindi emergono rapporti di potere, rapporti clientelari, piccoli screzi quotidiani che, se intrecciati tra loro, permettono di intravedere Giacomo Brogliati non più semplicemente come un accusato in un processo per omicidio, bensì come un uomo nel suo vivere quotidiano. Questo era il primo video. Io vi ringrazio di aver guardato questa breve presentazione e vi invito a rimanere sintonizzati sui canali del gruppo Ricerca Storica di Breganze, dove presto verranno pubblicate altre pillole. Un saluto!